cominciare a introdurre anche il mercato a chilometro zero, quindi in tempi brevissimi contiamo di riuscire anche a far partire anche questo. Un secondo mercato? Sì, un secondo mercato, quindi concordo, per quanto riguarda la testa delle isoprenose, per filo per segno quanto diceva Silvia. Quindi è giusto che la testa delle isoprenose ci sia, perché è diventata una realtà importante del paese, però credo anche che dobbiamo ragionare in termini territoriali, quindi verificare cosa non ha funzionato, ragionare insieme con tutti i soggetti che hanno partecipato fino adesso e quindi mettere insieme potenzialità, disponibilità e naturalmente ragioni e motivi per poter dal discorso che il Comune fino adesso magari ha messo risorse, parecchie risorse in questo ambito, a partire con un discorso anche che possa arrivare a un discorso nel giro di 2-3 anni, 4, e cominciare a ragionare anche su un discorso di una struttura dove c'è il mercato e dove ci possono essere anche delle feste popolari o come questa, la festa di Sopronome. Perché se vogliamo essere un attimino realisti, questi anni in capannoni degli euro ce ne sono stati spesi parecchi. Allora, io dico che è stato giusto farlo come promozione e tutto quanto, però se ragioniamo in termini territoriali probabilmente riusciamo anche a cominciare ogni anno a investire in qualcosa perché rimanga. Quindi se una parte di quello che è stato speso cominciamo a ragionare che è giusto costruire qualcosa quest'anno, qualcosa in più l'anno prossimo, così dobbiamo tentare di intraprendere un tipo di meccanismo che mette in funzione questo tipo di divisione. Ecco, questo mi sembra, sono alcune cose nelle quali io volevo. Sono d'accordo naturalmente sul ragionare per quanto riguarda quanto prescriverà il contratto anche in riferimento alle associazioni e tribunali di imprese, quindi valutare un attimo di dare possibilità di continuare o perlomeno tutti i soggetti che sono all'interno di questo tipo di tipologia che possono partecipare. Comunque un discorso che probabilmente per avanti, se non è, potrebbe essere alla fine dell'anno prossimo. Prima Mirko mi ha chiesto sulle isoprenose, per me l'impressione che ho avuto, noi abbiamo avuto con la imprese la cogestione l'anno scorso 2009 con il comune e l'anno scorso con la Proloco e l'amministrazione comunale, la creazione di eventi Nogara. Tanti l'amano, tanto l'hanno parlato al Festival del Sanremo, chi che spara contro, chi l'ama, chi lo odia, eccetera. No? Allora, io ho avuto l'onore, onere, di portare avanti assieme al Presidente della Proloco e all'incaricato dell'amministrazione la gestione dell'anno scorso. E ti posso dire che non è facile, perché tutti e tre abbiamo praticamente sacrificato l'estate per questa cosa. Il suggerimento che mi è ricavato da questa esperienza, che poi noi abbiamo fatto nostro, diciamo, abbiamo questa cosa, è la gestione più professionale di tutto questo evento. L'evento che è importante per la realtà di Nogara, perché coinvolge sia i commercianti, da vetrina ai commercianti, a gente che viene da fuori, infatti domeniche si è aperti, si vedrà magari di prolungare anche gli orari il sabato di sera in modo che la gente possa andare ad acquistare, eccetera. Ma soprattutto anche le associazioni che partecipano a questa festa hanno modo sia di farsi vedere con l'esposizione che c'era l'anno scorso, c'è stata l'altro anno, eccetera, ma sia di lavorare e incassare qualche soldino per la propria sia di volontariato e delle vite private, di farsi vedere, di farsi notare, di dire ci siamo anche noi. Noi non possiamo paragonare quella di Giorgio della Scala, Giorgio della Scala è su un altro pianeta. Loro hanno capito prima di fare una gestione più professionale, quindi della questione, anche perché io che
non faccio il contabile, praticamente mi sono trovato a dover fare il contabile, mia malgrado, anche se non avevo voglia, perché io ero responsabile, presidente, fai tutto quanto. Noi non abbiamo i mezzi economici per pagare un ragioniere o qualcuno che possa fare questo. Poi dopo anche c'è un'altra cosa, c'è il discorso che un'associazione, se non che non ha scopo di lucro, non può avere un certo fatturato. Tecnicamente questo fatturato è stato quasi raggiunto da parte della sua impresa, allora noi non possiamo più permetterci di gestire una festa che supera certe cifre. Allora per questo nasce anche la necessità di dover fare una società di gestione con propria partita IVA, con propri conti correnti, con un proprio contabile amministrativo, con un proprio responsabile, che poi vedere più volte le associazioni, vedere più volte i privati, si discuterà, si vedrà, insomma adesso. Ti posso chiedere una cosa? Il fatto che avete fatto appunto la festa del riso come cosa, non sarebbe il caso che la imprese mettesse sul sito il bilancio di questa festa, visto che attinge soldi pubblici, e quei soldi pubblici, allora, non sarebbe il caso che venissero controllati? I soldi pubblici sono stati attinti, c'erano... gli accordi erano giustamente che la festa, cioè chi gestiva la festa, facesse un bilancio da presentare all'amministrazione comunale, e questo bilancio è stato presentato, protocollato, allora si può avere sul sito, così magari anche la gente lo può vedere, così insomma si rende conto di come va la festa. Secondo me no. Perché? Perché è una gestione fatta dal comune e comunque mette in evidenza, c'è la gestione di un'associazione, l'associazione, il gruppo deve rendere conto a chi gli dà il soldo. Sì, noi siamo. Dopo sarà l'amministrazione eventualmente. No, se vuole l'amministrazione da soldi pubblici, non sono dell'amministrazione i soldi. Sì, soldi sono di Novaresi. L'amministrazione valuterà o vedrà, sì, no, saprà da farsi, capito? Però noi dobbiamo rendere conto come associazione, come te, se l'associazione Arcobaleno, sì, certo. Fai una festa, adesso io ti dico, mi fai vedere i conti, che diritto io ho di vedere più i conti. Beh, e se allora, io se tu hai diritto ai soldi pubblici, se tu attingi ai soldi pubblici, sarebbe il caso che li contassi ai Novaresi dove sono andati. C'è l'amministrazione che dà i soldi. No, l'amministrazione non è che ti darà i cittadini che dà i soldi. L'amministrazione come atto amministrativo. Ho capito. Ma i soldi di chi sono tuoi? Tuoi sono. Solo dell'amministrazione comunale. No, i soldi sono dei cittadini. Ma l'amministrazione ha mandato dai cittadini a amministrare. Allora, ci dovrebbero essere tutti i bilanci di tutte le associazioni. Di tutte le associazioni che prendono i soldi pubblici, la mia non prende nessun soldo pubblico e non te lo metto. Fa domanda. Ma perché devo fare domanda? Ma che discorso è quello lì? Ti sto solo chiedendo, visto che le imprese come le altre attingono a soldi pubblici. I soldi pubblici sono di Novaresi, non dei Costantini, anche dei Costantini. Ho detto dell'amministrazione. Non sono dell'amministrazione, sono dei Novaresi. Vabbè, Costantini, a te che hai risolto, voto che mi dica. Stiamo giocando sulla questione, il bilancio è stato depositato. Ok, allora io chiedo. È a disposizione dei consiglieri. Allora io, sul fatto di pubblicarlo o meno, vedremo. Ma penso che sia a tua discrezione farlo o meno. No, se no bisogna che pubblichiamo tutti, vediamo. Siccome la sua impresa l'ha attinto a piene mani dai soldi pubblici. Lo dico, se poi non vedi niente, te scopo. No, io non mi vedi che non mi conto. Vedi, appunto, non c'è niente da nascondere, lo mettete online e tutti lo votano. Ma daremo i risultati del controllo, sì. Altrimenti mi ricordo la mia prova. Se tu sei consigliere, puoi fare richiesta del ricordo. Sì, ho capito, consigliere. Certo. Voglio dire, siccome, come ha detto il sindaco, non è obbligatorio, certo, che so. Pubblico, non so che è obbligatorio. Scusa Mirko, penso che anche, siccome sono dei dati, adesso non so dettagliatamente, esatto, eccetera, io mi sono anche, ho la fortuna di avere un parente che è legale e mi ha detto guarda questo pubblichi qualcosa, eccetera, puoi andare incontro anche denuncia da parte anche di un socio. Ma io non capisco, i soldi dati dai cittadini non capisco mia, ma io non capisco da solo.
tu hai ragione, però ci sono delle leggi che tutelano certe cose e bisogna andare nel fondo, dobbiamo stare attenti a pubblicare certo. Comunque, ecco, morale della favola, quest'anno penso io non me ne occupo più un'altra cosa da fare, però chi sono in però spero che manda avanti il discorso della gestione privata, non penso che si dovesse fare quest'anno, però per il futuro, in modo da, come ha detto Antonio, di sviluppare un discorso, una sede fissa, anche perché le cucine hanno sempre più limitazioni da parte degli ASL a poter esercitare in queste feste. Poi ci sarebbe una struttura fissa, sarebbe una bella cosa che venisse. Beh, quello che si è pagato di struttura mobile fino adesso sarebbe il caso di farlo, la struttura fissa. Che vuole sempre e comunque una società che possa accedere, un mutuo. Un'associazione non può accendere un mutuo. Sono d'accordo. Vedi che allora il discorso è della. No, ma io ti ho solo puntualizzato su quella cosa lì perché i soldi sono lì tutti, sarebbe il caso di ricordare. È come la vedo io, la trasparenza che intendo io. Ognuno come vuole, certi dati, non tutti possono essere d'accordo. Infatti, dell'associazione. Io credo che sono quelli i soldi che vengono dati dai comune, non magari quelli che mettono i privati. Costantini? Sì, no. A parte dopo l'ultima che risponderò alla storia dell'informatizzazione, volevo prendere in esame a questo punto l'ordine del giorno che ha due aspetti, un aspetto politico e un aspetto amministrativo. Il primo aspetto politico è che questa lista che attualmente è in maggioranza si è presentata ai cittadini sul programma e non ha fatto altro che rendere dal punto di vista amministrativo le linee programmatiche di questo programma presentato. Questo almeno ce lo dovete dare. Non ce lo stiamo montando. Infatti questa sera andiamo a votare non tanto le linee programmatiche quanto la presa d'atto di questo. E purtroppo non è venuto fuori da questo Consiglio Comunale nessuna controproposta purtroppo. E nessuna controindicazione, permetti un attimo. Se non pone continuamente il come verranno realizzate. E naturalmente il come verranno realizzate li vedremo nell'operare di questa amministrazione. Perché questo è stato posto, infatti. Ripeto i vari passaggi che sono stati detti, primo nell'intervento lo ringrazio del consigliere Falco che è stato colpito da questo programma. E infatti avremo modo di vedere e nel quesito porto è il come. Invito tra l'altro il consigliere Falco e anche il consigliere provinciale, che nel nostro programma c'è anche la strada di Salizzone, proprio perché nel consiglio provinciale, che è di pertenenza del consiglio provinciale, che e visto che siede all'interno di questi banchi, come consigliere comunale, mi fa molto piacere tra l'altro. Che dia una mano a questa amministrazione in quanto come ruolo di consigliere provinciale. Affronto anche questo stesso problema in quanto anche lo stesso consigliere Montemezzi ha detto che questo programma corposo è dettagliato. E questo è il principale che c'era. Naturalmente ritorno ancora a te, nel fare e nell'eseguire le varie punti di linee programmatiche ci misureremo tutti. Una cosa però non sono d'accordo con il consigliere Montemezzi, di rendere le cose tutte difficoltose in quanto noi ci abbiamo provato. Io credo che chi si pone candidato all'interno del Consiglio Comunale amministrazione deve trovare tutti i modi e tutte le forme perché le cose anche difficili si possono attuare, altrimenti partiamo dal presupposto che tutto è difficile e non si fa assolutamente niente. Su questo non sono assolutamente d'accordo. Per quanto riguarda viceversa l'intervento di come viene sanato il buco di bilancio, è al primo punto della nostra linea programmatica. Infatti c'è scritto al primo punto gestione rigorosa di entrate e di uscite. Infatti mi sembra che questa gestione rigorosa è stata fatta in questi 50 giorni. Ricordo al Consiglio Comunale che l'ultimo consiglio, dati dall'ufficio amministrativo, ragioneria del Comune, il deficit, o meglio chiamiamolo il buco, l'abbiamo riportato a meno 325.000 euro, altrimenti rischiamo di passare le serate qua e non sappiamo neanche di che cosa stiamo parlando. Per quanto riguarda poi le alienazioni, è stato molto chiaro che cosa si va a alienare, infatti la prima alienazione non è che vendiamo gli oggetti preziosi del comune, l'ultimo consiglio comunale abbiamo alienato un reddito stradale. Ritorno anche poi al fatto che ci deve essere un soggetto esterno a controllare i conti. Beh, io credo che compito degli uffici che sono competenti e hanno un mandato di controllare i conti e anche l'amministrazione comunale e il soggetto esterno, così
consigliere Moreschi c'è, che è revisione di conti. Infatti nell'ultimo consiglio comunale hai fatto presente che mandavi cartellina il parere del revisore esterno, che è un soggetto esterno, il revisore di conti. Ritorniamo all'aspetto dell'informatizzazione. Per quanto riguarda l'informatizzazione, vorrei far presente che le regole che attuano tutti i servizi informatici, informatica si intende informazione automatizzata, non sono le regole del browser, ma si parla di software, ovvero sia di gestionali, che sono vincolati da copyright. Quindi io invito il segretario comunale a verbalizzare che facciamo divieto assoluto che vengono scaricati software open source, perché questi non sono, prima di tutto non sono funzionali e sono coperti da copyright dei trasmettitori. Io non sono per favore, io ho visto Office della Microsoft, non voglio che venga scaricato. Non puoi scaricare, io non ti ho interrotto. Per quanto riguarda poi gli open source, ricordo che il comune in Nogara ha dei software dedicati che open source non ci sono, i SIT, servizi informatici territoriali, tutto l'ufficio Anagrafe, tutto l'ufficio tributi, tutto il CUA, centro unico attività produttive, non sono open source. Quindi vuol dire che questi non andiamo neanche a cercarli. Ricordo anche, chiedo che il segretario comunale verbalizzi anche questo, un ente pubblico deve applicare anche il DPS, il documento programmatico di sicurezza. E quindi noi ci dobbiamo attenere a questo e non permettere assolutamente questo tipo di software, ovvero sia di gestionali. Non so se sono stato molto chiaro. È ovvio che noi cerchiamo di mettere in fila tutti questi software, ci stiamo anche adoperando perché venga attuato anche tutta la regolamentazione di server e salvaguardia dei dati. E non siamo ancora andati a livello di cassette proprio perché il DPS lo prevede. Aggiungo anche che stiamo mettendo mano al sito, in modo tale che sui portali chi vuole scaricarsi dei documenti possa farlo anche online. E stiamo anche esaminando il fatto che l'informazione del Consiglio Comunale venga a totale carico del Comune, perché il Comune è lui, tutta l'amministrazione comunale, tutto il Consiglio Comunale che comunica all'esterno l'informazione e non venga lasciato a un cittadino che si commenti da solo all'interno di questo Consiglio Comunale. Scommetto che parla del mio blog, però. Io non ho fatto una. Ah no, certo. Lei ha detto, Piazza ha dato a dire che sono. Cosa ha detto? Molti mesi, ricordo. Irrispettoso. Portami il dato. Allora, ascolta una cosa, tu hai appena detto che siete rientrati di 325.000 euro col patto di stabilità, giusto? Beh, qua sul primo giornale di qualche giorno fa c'è la dichiarazione del sindaco che dici. No, io te la cito testualmente, il sindaco. Non ci sono soldi in cassa e sforeremo il patto di stabilità anche nel 2011 per 350.000 euro. Domanda, l'abbiamo sforato o no? Allora, perché è una notizia la tua dice adesso. Si sento interpretazione, cioè nel senso che la commissaria ha spalmato per un motivo tecnico, te lo spiego anche, ha spalmato parte dell'intervento possibile sull'anno prossimo, per cui avevo detto che comunque parte dello sforamento del patto di stabilità viene comunque caricato anche al prossimo bilancio, che è vero da questo punto di vista, ma non è perché sfori, può darsi che si rientri. Il fatto poi che si debba rientrare pecuniariamente di questa cifra, che è comunque scontato, però se tu riesci a rientrare quest'anno, vuol dire che tu puoi fare per l'anno prossimo comunque l'assunzione di mutui e l'assunzione di personale, al di là poi delle altre regole che ci sono all'interno della legge che possono poi. Quindi l'affermazione che ha colto il giornalista è vero che bisognerà pagare, ma non è vero che sia conseguenza dello sforamento, perché è parte di quest'anno. Vabbè, comunque la sostanza è che oggi lo screening che viene fatto tempo fa, lo screening lo sumia in inglese. Il problema di quest'anno è che c'è una progressiva riduzione dello sforamento, però io non sono in grado di dire se ce la faremo quest'anno. No, era solo perché il consigliere ha sollevato la cosa, ha detto no, va bene, no, però io ho letto quello che avevi detto. No, va bene, certo. Chiudo, è il fatto che non è vero il fatto che un comune non può adottare il software open source, non è assolutamente vero. Lo dice
consigliere, ma io sono sicuro che non è vero, perché ci sono consiglieri del Movimento 5 Stelle a Treviso che l'hanno già raccontato e fatto su questo io quindi, credo. Il fatto di dire noi scarichiamo Office perché così paghiamo le licenze, è come darsi una smartellata, questo di gratuita, perché Open Office funziona lo stesso benissimo, fa la stessa cosa, è gratuito, open source, quindi fa quello che fa Office e anzi a volte lo fa anche meglio perché fa dei PDF, fa un sacco di cose che l'altro non fa, l'altro pagamento. Quindi quello che ho detto non è vero, si possono adottare. Mettiamolo così, oggi il sistema informatico del comune probabilmente non è all'avanguardia, mettiamola così. E no, io non sono un grande esperto, però solo il fatto di constatare che sono sistemi di archiviazione diversi, vabbè, probabilmente qualcosa non funziona. Io credo che il consigliere Costantini stia seguendo questa cosa, sia il funzionario ha detto. Io credo anche che una capacità come la tua di gestire il software oppure di avere conoscenze informatiche non sia da scartare anche all'interno di un'organizzazione. È una pura passione per la mia. No, vabbè, sono in via di dire che se te che ne ho e ne discutevo tutto lì, dopo lì stesso. Io non sono un esperto informatico, quindi non solo, ma amico, riesco a far funzionare solo quella. Io sono convinto che si potrebbero adottare software per far spendere meno. Ma io ho usato Linux a lungo per dirti, quindi non ho. Al di là di Linux che deve sostentare tutto il sistema, ci sono dei software che vanno tipo Skype, si può fare telefonate. Perché poi le software house che usano le gestioni dei programmi del comune tendono a dare programmi che fanno dipendenza. Quindi il problema di una revisione è complesso. Credo sarebbe già importante, ma ci sono già procedimenti in atto all'interno del comune, che riuscissero a far funzionare meglio della PEC, se riuscissimo a fare in modo che qualche certificato non se lo fa da casa senza venire qua. Io credo che in questi passaggi. Certo è che l'assessore, il consigliere ha detto una cosa falsa, si possono installare software open source. Ha dato una sua interpretazione, più che falso. Possiamo dedicare una serata un po'. Sì, in cammino, ormai abbiamo qui serata. E magari. Sì, quindi è un problema un po' più variato. Siccome poi tra l'altro è un punto che dobbiamo votare più di Costantino. No, ma forse non deve essere una disposizione tecnica per me, io le convinzioni le date su. Mettiamo la prova in un qualsiasi caso Linux non è un software, è un sistema operativo che lavora in. Nessuno ha parlato di Linux, sto parlando di software, è stato il sindaco di tirare fuori Linux. Allora, Costantini, o ti ascolti con chi dice, o ti chiede altro. No, allora, io non ho parlato di sistemi operativi, ho parlato di software, ok? OpenOffice è un software, non è un sistema operativo. Ubuntu, Linux e tutti i suoi derivati sono sistemi operativi. Come Windows, Windows 7, tutto quello che. No, come dire, parla la poeta, era la ministra. Consigliere, Cessino, volevo dire due cose rapide, vorrei chiudere entro mezzanotte, forse così, se no mi scappa un po' di dignità. Rapide, sicuramente, anche perché non vorrei stancare di tanto. Purtroppo gli argomenti in discussione sono tanti, chiaro che in una sera non possiamo dedicare tutta la vita passata, presente e futura del Comune di Nogara, perché bisognerebbe scrivere un libro che magari 300 pagine non basterebbero. Andiamo, mi piacerebbe andare un po' sul concreto e magari mettere i due o tre punti e focalizzare soprattutto questi. Allora, per quanto riguarda i lavori pubblici, chiaramente qui sia Falco comunque a nome anche di Montemente si era espresso sul discorso chiedendo chiarimenti sul potenziamento di parcheggi in piazza, chiaramente quelli che si possono fare con un minimo di spesa, poi aver già parlato anche un po' il sindaco di questo. Ricordo comunque al consigliere Falco che all'opposizione eravamo assieme noi, non Montemezzi. Montemezzi era dalla parte della maggioranza che approvava la piazza. Okay? Quindi non è che, a meno che adesso col tempo.
questo, comunque, molte volte ho fatto la piazza. Questo, adesso invece è d'accordo con te, ed è d'accordo anche con me che la piazza è rotta. È vero? No, siccome prima ha detto che tu all'opposizione, perché non si ricorda il tuo primo periodo che è in maggioranza, ecco. Allora, eri giovane, eri esperto. Ecco, allora no, non ricordo Simone, cioè dire lui, ricordo solamente questo, noi cerchiamo di mettere un po' mano alla piazza per renderla un po' più vivibile. Hai tentato anche te quel discorso, no? Sensi unici, non è che non ci avete pensato, perché né a me né a te piaceva, non ci piace tuttora, ma non tanto, non vorrei dilungarmi sul fatto urbanistico della qualità del materiale, che secondo me è pessimo, si sta sgretolando, non so se avete visto marmo, palmetti e autobloccante, sul fatto che è stata commessa, penso, come si può dire, un grosso errore, tirando via il portico, materiale indistruttibile, materiale che non si piega, non si viene in mezzo agli altri, mettendo l'autobloccante. Quello ci riserverà purtroppo in futuro di grossi problemi. Ecco, quindi vedete la piazza adesso come oggi, domani sarà ancora peggiore, purtroppo. Cercheremo di fare un po' più di parcheggi, limitando il più possibile i costi, perché soldi non ce ne sono. Il fatto che non ci sono soldi chiaramente limita, come potete ben immaginare, anche le nostre prospettive di lavori pubblici. Perché più di incentivare il più possibile le manutenzioni, perché sul fatto delle manutenzioni stiamo agendo il più possibile, perché purtroppo il paese è abbastanza grosso, purtroppo tra virgolette, comunque ci sono vari aspetti che riguardano il paese, non c'è solo la piazza, e quindi per esempio la cosa che ci siamo dimenticati tutti a questo punto è che c'è anche un cimitero operato. Il cimitero purtroppo è brutto, diciamo come argomento, ma l'abbiamo trattato negli anni scorsi, si sta anche quello deteriorando e necessita di manutenzione. Quindi è chiaro che se avessimo le possibilità di intervenire anche sulla struttura del cimitero sarebbe ancora. Purtroppo ci limiteremo a fare la manutenzione ordinaria che riusciamo a fare con quei pochi mezzi che abbiamo. Allora, vorrei oltretutto parlare, mi scuso se vado un po' così a mozzi di vedere un po' la notizia che qualcuno che dicono a Roma, ma appunto gli argomenti sono tanti, ora è tarda e purtroppo anche la curva, no, di attenzione magari cala un po', quindi se magari mi dimentico qualcosa di letteratura. La rotonda di incrocio di Montalto, come quella delle caselle, sono messa in sicurezza, perché così com'è non è che sia un grande incrocio. Però quella di Montalto è focale, perché praticamente girando verso Mantova, se uno cerca un parcheggio, cosa fa? Adesso qualcuno magari potrà anche negarlo, però il 99% dei casi di novaresi che usano la macchina va a girarsi nel cortile del Molino Mazzoni. Questa è la realtà. Quindi alla fine compie comunque una manovra che non è, diciamo così, eccessa nel codice della strada, perché vai dentro una proprietà per tornare in strada e girarti, per metterti. Quindi la rotonda di Montalto chiaramente è una delle nostre idee, condivisa poi penso anche da voi in passato, che bisognerà comunque fare prima o dopo. Poi per quanto riguarda il discorso del patto, che è anche uno degli argomenti principali, allora io direi, io ho fatto circa 10 anni in opposizione, quindi gli argomenti li abbiamo sviscerati più volte, e stasera si diceva che non c'è un piano viabilistico, purtroppo manca, no? Questo è il vero problema. Cioè Nogara, o perlomeno chi ha amministrato Nogara fino ad oggi, si è sempre dimenticato questo, tra virgolette, piccolo particolare. E quindi noi abbiamo i camion che arrivano in centro Nogara, vanno verso Legnano, vanno verso Costiglio, pure Mantova, ma sempre alla rotonda devono girarsi. Penso che una delle cose più importanti, e questo sia uno dei capitoli in cui chiederei la collaborazione anche delle opposizioni, oltre che chiaramente i colleghi della maggioranza, di pensare al piano viabilistico. Cioè, mettiamo in questi anni, cioè, non sprechiamo così a dire ma dove trovi i soldi, non ci sono, sei capace, non sei capace, non sei capace. Cioè, cerchiamo di mettere quei 2 o 3 punti magari assieme, anche perché domani, secondo me, chi magari si troverà ad amministrare tra 20 anni al nostro posto avrà la vita magari un po' più facile. Ammesso che 20 anni ci resti
chiaramente il nostro sindaco. Comunque, diciamo così, se poniamo almeno queste basi, se cerchiamo di capire il problema, di prendere un foglio bianco e tracciare perlomeno una viabilità che si porti fuori dai piedi a questo punto i camion, sarebbe un grande passo. E quindi questo è il primo punto focale che direi di porre anche in discussione. Per quanto riguarda il PAT, più o meno lo stesso discorso. Nel 2004 avevamo uno strumento praticamente finito, perché era stato fatto l'ufficio di piano, erano stati spesi di soldi, 50.000 euro, e praticamente nel 2005 abbiamo preso questo fascicolo, lo dico anche al consigliere Pezzi, Bernardi Pezzi, perché praticamente è successo questo nel 2005, hanno preso il fascicolo e l'hanno inventato nel binomio. È ripetitivo quello che stiamo dicendo, perché l'abbiamo già detto, però questo è successo, abbiamo buttato via soldi e anche con l'acqua sporca abbiamo buttato via anche il bambino, no? E quindi abbiamo ripreso tutto da capo. Riprendendo da capo, in 5 anni non è che non abbiamo sentito, mi riferisco anche al consigliere, non è che non sono stati sentiti i cittadini, sono stati sentiti molto, è che ha messo 5 anni, capito? Però il problema è che adesso ripetere ancora tutta la strategia vorrebbe dire riprendere quei patti fino ad oggi e riputarlo nei bidoni. È una possibilità, non è che non ci sia questa possibilità, però siamo a questo punto. Quindi o salviamo il salvabile, istituiamo, come ha suggerito il sindaco prima, anche una piccola commissione per sviscerare gli argomenti, perché giustamente è vero che avete fatto 9 mesi, ma è anche vero che c'era comunque qualcuno che ha studiato il patto e mi sembra un po' stupido magari buttare via anche quel lavoro che è stato fatto comunque dall'assessore a suo tempo, e poi anche quelli chiaramente magari che c'erano prima, se possono dare qualche consiglio. Quindi il PAT è un libro aperto, chiaramente prendiamo in mano quello che abbiamo trovato, cerchiamo anche con voi di chiudere questa pagina e di approvarlo finalmente, perché sennò ci troveremo qui tra 5 anni e 10 ancora nelle stesse condizioni. Quindi se si può fare un discorso insieme anche su questo, meglio. L'ultimo argomento, cerchiamo, come si diceva prima, viene avanti a lavorare a mare, scusate il gioco di parole, ma non lasciamoci travolgere dall'onda della lavorare a mare, perché con lei arriveranno molti problemi anche viabilistici, questo lo potete benissimo immaginare, e quindi cerchiamo un pochino di anticipare i problemi, okay? Questo dove è possibile. Quindi questo è il nostro impegno sui lavori pubblici, sull'urbanistica e quant'altro. Per quanto riguarda i rapporti con gli enti, posso dirvi che abbiamo comunque instaurato un buon rapporto, perché preso anche da anni fa sia con l'Alto che con l'Alto Veronesi, abbiamo tracciato un piccolo piano, perché Nogara ha comunque un problema, anche se la macchina di riparo, no, si dice così, non dappertutto, però abbiamo l'arsenico, e quindi useremo, tra virgolette, quest'arma anche per poter continuare quella linea, come diceva il consigliere Pezzi prima, dove sono stati spesi 2 milioni di euro, ma dove non vediamo a lato pratico nessun vantaggio. Quindi cercheremo, perlomeno nel nostro piccolo, di portare avanti la linea e di seguire, perlomeno di andare a rifornire con l'acquedotto alcune zone di Nogara strategiche, vedi, tipo le scuole, comunque, almeno quelle zone insomma più sensibili. E abbiamo anche un'altra idea nel cassetto, come sapete Nogara purtroppo è ferma anche come paese del terzo mondo su alcune cose, abbiamo delle fognature a cielo aperto. Ecco, quindi la nostra richiesta è stata anche quella di tombinare, quindi siamo in parole, diciamo così, la risposta che ci è stata data è stata affermativa, diciamo con l'altro e la Veronesi, di tombinare quel tratto di Sariola ancora a cielo aperto e eventualmente con l'aiuto gli altri enti, perché chiaramente di bisogno che partecipino molti, fare eventualmente una ciclabile che collega il centro di Nogara con la zona industriale attuale. Questa sarebbe una buona iniziativa che risolverebbe anche tanti altri problemi. Mi sembra di aver detto più o meno tutto. Le case dell'Alper, sono d'accordo con il consigliere che chiaramente devono andare avanti, adesso i lavori non vanno avanti in maniera spedita, speriamo, facciamo le dita che comunque li portino, hanno 2 anni di tempo per poterli completare, spero abbiamo un incontro anche la settimana prossima con l'impresa che fa i lavori e anche col funzionario dell'altra regione che segue appunto questo cantiere, per far forza
quello che possiamo e cerchiamo di portare avanti questo discorso, perché c'è necessità di case popolari e poi quelle che sono fermi da troppi anni veramente è diventata un'indecenza, oltretutto si è aggiunta anche quella casa bruciata, oltretutto lì vicino, cioè attaccata al cantiere, quindi vedremo anche di poter risolvere anche quel problema. Grazie. Vi ringrazio, non dobbiamo votare, sono parlato da questo lato, mi sembra che la discussione sia stata ampiamente condivisa, ci faremo anche carico di suggerimenti, perché alcuni sono anche interessanti da parte dei consiglieri di qualche tipo che vengono, quindi facciamo cosa di sé. Per presa dati favorevoli, contrari, astenuti, 4. L'altro punto, prego. No, volevo solo rispondere perché sono scritto in fondo, scusi, al consigliere Moreschi, scusa. Per quanto riguarda le Cuzzisi, abbiamo un problema che riguarda anche la provincia, che praticamente il verde e le ramadi non possono più essere consegnati in provincia di Verona. C'è stato un problema in una di queste discariche che qui conferivamo in verde e adesso per paradosso sembra che dobbiamo portare le discariche che accettano questo tipo di prodotto e parlate bene con i tempi, non col camion, perché non possiamo nemmeno fare il travaso dentro i cassoni. Okay, quindi andare con Delio in provincia di Mantova, no, di Modena, scusa, o di Brescia. Costo di questa operazione? Ma cosa immagina, cosa può essere? Tutto le concisi è questo. Oltretutto, lasciami finire solo questo perché è un po' anche divertente. Andrà a finire che poi quel prodotto verde, che non ce lo accettano perché c'è l'olio dentro, no? Poi quando fa, cioè l'umido diciamo, sì. Noi buttiamo nel sacchetto, buttiamo anche le patatine, quello che abbiamo fritto, no? Umido. Siccome c'è l'olio, idrocarburo, non lo accettano. Siccome nelle ramaglie, quando andiamo a tagliare l'erba, per esempio... Ma l'olio non va buttato nell'umido? Se dite fai l'umido, no? Sì. Le patatine che hai fritto magari che non hai mangiato. Ma se non ti dai giucciato, perché fa l'olio? Io sono già portato nella news dopo i commenti, insomma. Ti dico solo quello che ho sentito l'ultima riunione, così si vede un po' paradossale, perché poi andremo a portarle qui in provincia, mettiamo di Brescia, no? Eccetera, eccetera. Poi per paradosso dovrebbe tornare qua, metti un Camarise, dove c'è un impianto, no? Che appunto segue l'idrocarburo per essere depurato. Concludo, le ramaglie, anche quello è il stesso problema, perché magari la strada, no, la rotonda, robe varie, trovano dentro che c'è anche lì magari dell'inquinamento, come logicamente sulla rotonda passano tutti i camion e macchine, si inquina l'erba, quindi non si accettano nemmeno quella. Quindi abbiamo un problema sia con l'umido che sia con l'erba che potrà innescare, non dico degli aumenti, spero di no. Perché in effetti, come dicevi te, sarebbe logico che il Cuzzise diminuisse le sue bollette, anche perché è inattivo, quindi l'azienda inattiva ci pagherebbe poi le tasse, quindi sarebbe il caso anche che restituisse l'IVA a quelli che tutto quello l'hanno che pagato ingiustamente, visto che c'era una sentenza della Corte della Cassazione a proposito di cui c'è dopo chiudo la chiudo che guarda Cisi sul mio blog l'ho trattato mille volte, ecco Cisi, scusa. Dico Cisi per la prevenzione. No, ti volevo solo dire, riflettete veramente sulla possibilità di svincolarsi dalle Cuzzisi, perché lei veramente, sto parlando per te, dico, riflettete veramente sul fatto di cercare un sistema per svincolarsi dalle Cuzzisi, perché lei veramente non funziona. E il problema, lei le Cuzzisi, cioè non è le patatine, le Cuzzisi che non funzionano. Bollette altissime, comunque spero che ci sia un modo di parlare anche di questa cosa perché so che i cittadini interessa molto questa cosa qua perché quanti tocchi metà qui, siamo anche spero che abbia un modo di discutere anche a tutti. Tutto due abbiamo il nuovo concessione terreno di bidonale di sedime fabbricato da la Presidenza della Associazione Nazionale Alpine e Associazione Nazionale Ingegneri e la baita che di Alpine è stata fatta una deliberazione nel 90 è scaduta, quindi noi proponiamo di rinnovare in maniera onerosa la concessione agli Alpini e all'Associazione degli Ingegneri per altri 20 anni. Un euro all'anno, oneroso. Sì, volevo chiedere a questo proposito, io ho un'associazione, ho fatto
richiesta di una sede, non mi avete ancora risposto, c'è possibilità di avere una sede? Che manda via gli alieni? No, mio veniamo che mandi via gli altri. Ah? Non veniamo a darle via. No, stiamo facendo adesso di dare le battute. Esatto, io non voglio che mandi via nessuno. Stiamo facendo uno screening, io credo, cioè la mia opinione. Ah, no, no, grazie. No, nel senso che fare lo possibile per fare, è tradizione di questo comune da sempre non dare sedi ai partiti, però vediamo. No, non è una, la mia non è un partito. No, certo. No. Però c'è una coincidenza strana tra il nome e la coincidenza del responsabile. Insomma, se te volevo darmi la tabella adesso, no? No, io ti ho portato vediamo, tutto, vediamo. Ti ho portato tutto. Se vediamo. Me la vuoi dare, me la dai, nessun problema. Certo, va bene, d'accordo, votiamo, per... c'è che qualcosa a dire, per fine. Stavamo già esposti anche noi a fine anno scorso per riconfermarla. Va bene, favorevoli, unanimità, d'accordo.